seconda parte dell'intervista. Questa volta con noi ringraziamo Felio perché si è alzato, tu solitamente sei alla console, il nostro, e anche le scelte musicali sono tue. Quindi oggi invece in veste di ospite intervistato, grazie di essere qui con noi. Perché? Introduciamo Felio. Felio è una persona che ha partecipato ai gruppi di psicoeducazione rispetto ai farmaci, ai psicofarmaci. Quindi Felio, inizio subito. Noi andiamo proprio, ci facciamo una chiacchierata. Okay. Mi dici appunto quando hai partecipato e mi racconti un attimino com'è stato. Partiamo proprio dal fatto come sei venuto a conoscenza di questo corso e come hai potuto aderire a questo corso. Sì, io ho partecipato a questo corso, l'abbiamo fatto circa 2 anni fa, frequentavo il centro diurno e la mia infermiera, che all'epoca era Sonia, mi ha detto che c'era la possibilità di partecipare a questo corso. Io ero abbastanza felice di parteciparvi, visto che prendo il Risperdal, che è uno psicofarmaco, è precisamente un antipsicotico, quindi mi ha detto se volevo partecipare a questo corso dove ti spiegano come prendere i farmaci, cosa fare in caso di intolleranza, e quindi io ho detto di sì. E quanto è durato più o meno questo corso? Durato 1 mese all'incirca. E come appunto prima Enzo ci ha presentato, questo corso, anche quello che tu hai seguito, era gestito in gruppo? Sì, sì, eravamo un gruppo di tutti utenti, pazienti, quindi è stato anche bello perché ho avuto il modo di confrontarmi con altri pazienti che avevano delle problematiche simili alle mie, quindi c'è stato il modo di scambiarsi le proprie idee, i propri problemi, quindi parlare della propria malattia con altre persone è stato secondo me molto, molto utile per sentirsi meglio anche nel morale, anche nella cura della propria malattia. Ecco, secondo me parlare con altre persone, non tenersi tutto dentro è utile perché cioè riesci a captare dei consigli, cosa fare, cosa fanno gli altri, quindi anche tu riesci a comportarti di conseguenza. Ecco. Enzo prima ci ha presentato i vari argomenti che vengono appunto presentati durante questo, chiamiamolo, corso, no? C'è un argomento in particolare che hai sentito particolarmente interessante? Che ti ha colpito maggiormente? Beh, vari argomenti erano molto utili. Il primo argomento più importante secondo me è come prendere i psicofarmaci, quindi il modo di prenderli e poi soprattutto nel non abusarne, perché magari uno ha un piccolo beneficio, allora pensa che aumentando la dose di propria testa riesce a migliorare la propria situazione, invece no, bisogna seguire le dosi che vengono date dal medico e non fare di testa propria. E poi anche è stato utile capire cosa fare nel caso di intolleranza, quindi rivolgersi al medico e parlare se ci sono delle intolleranze, perché molto spesso, soprattutto con i psicofarmaci, ci possono essere degli effetti collaterali o delle intolleranze, quindi come dei puntini sulla pelle o altri sintomi. Ecco. Infatti l'argomento degli psicofarmaci noi in redazione ci siamo interrogati spesso perché è un argomento veramente complesso e soprattutto un argomento che interessa molto i radioascoltatori. Anche durante la giornata mondiale della salute mentale che si è tenuta in ottobre abbiamo visto come l'incontro col professor Conca, che proprio voleva parlare ai cittadini sui psicofarmaci, è stato molto partecipato, insomma, perché questo argomento. Quindi magari già premetto che noi cercheremo anche prossimamente di affrontarlo. Però quello che mi colpisce molto è che ci sono veramente tanti pregiudizi e tanti commenti differenti rispetto sull'uso dei farmaci. Felio, io ti chiedo, tu da quanti anni li prendi e soprattutto li hai sempre presi facilmente i farmaci? Beh, io li prendo da 3 anni più o meno, però all'inizio non li ho presi volentieri, anzi ero proprio restio a prenderli perché avevo sentito degli effetti collaterali, avevo paura che mi sedavano troppo, quindi sarei stato
stato un po' troppo addormentato, però poi col passare del tempo mi sono reso conto che prendendo gli psicofarmaci viene anche inserito in un gruppo riabilitativo che comprende anche la possibilità di poter lavorare, quindi di migliorare la propria vita, la propria qualità della vita viene in un certo senso migliorato. Infatti io quando nel periodo in cui stavo male avevo difficoltà nel trovare lavoro e non riuscivo assolutamente a trovare nessun tipo di lavoro, però poi grazie a questo fatto di essere stato tramite l'assistente sociale, di essere stato inserito in un progetto riabilitativo, mi sono avvicinato al mondo del lavoro e oggi grazie a questo progetto lavoro in una cooperativa sociale e sono molto contento di questo, ecco. Quindi tu ci stai appunto regalando la tua esperienza, anzi ti ringrazio sul fatto come ad esempio inserire gli psicofarmaci anche sono stati inseriti come cura nel tuo percorso di guarigione e li hai riconosciuti utile. Sì, sì, io volevo proprio riprendere quello che una volta disse il dottor Conca, durante la giornata della salute mentale il proprio Conca ha detto che quando si fa un intervento su una persona, non ci sono solo gli psicofarmaci, però ci sono anche altre azioni che vengono fatte, come l'inserimento nel mondo del lavoro e altre cose, quindi non sono solo gli psicofarmaci che vengono dati a una persona, però anche altri strumenti che aiutano a vivere meglio, ecco, quello è lo scopo principale, perché quello che penso che i medici o gli operatori cercano di migliorare la vita dei pazienti, ecco, quello è secondo me lo scopo principale, secondo me la cosa più utile. Grazie. E allora, facendo un attimino, anche il tema della puntata è la conoscenza come strumento d'aiuto, nel senso che conoscere gli psicofarmaci permette di migliorare la propria vita, no? Allora Fabio, tu che hai detto prima che inizialmente avevi paura anche di assumerli, corretto? Sì, giusto. E quindi magari per te è più semplice comprendere la paura delle persone che magari devono iniziare oggi ad apprenderli, no? Quindi ti chiedo se hai voglia di riferirci, farci questa cosa, cosa vorresti dire, ecco, a queste persone che magari iniziano un progetto di cura, un percorso, magari adesso stanno male e a loro è stato ordinato di assumere uno psicofarmaco. Puoi dire qualcosa a queste persone, magari ci stanno ascoltando? Sì, io voglio dire che sicuramente ci saranno degli effetti collaterali, però bisogna anche comprendere che quando si è in cura bisogna sempre guardare i pro e i contro. Ci sono dei contro che sono molto fastidiosi, soprattutto all'inizio, però poi ci si rende conto che dall'altro lato ci sono anche dei benefici, cioè che non tutto il male viene per nuocere, però accettando questi effetti collaterali possiamo avere dei benefici, ecco. Ancora una cosa, perché io starei qui tutta la sera, so che tu magari dici no, lasciamo andare la musica, che la musica è più bella da ascoltare, ma io starei qui tutta la sera ad ascoltarti, perché risposta formula una nuova domanda. Secondo te la conoscenza, nella tua esperienza, conoscere il farmaco e conoscere anche la tua posologia, ti ha aiutato a migliorare il dialogo con il medico per progettare insieme i passi futuri e successivi? Sì, sì, è stato utile, perché all'inizio non volevo proprio saperne di questi psicofarmaci, cosa sono, cosa servono, però poi parlando con i vari colloqui che ho tenuto con la mia psichiatra, con gli infermieri, parlando proprio di come prenderli, della quantità di come prenderli, ci si rende conto che alla fine sono qualcosa che è come, non so, ogni giorno devi mangiare la pasta, quindi pian piano ti abitui, ti metti l'anima in pace e ti rendi conto che lo devi fare per il tuo bene, ecco. Ultima cosa, okay, l'ultima, che sono un po' agitato. L'ultima, allora, consiglieresti la partecipazione a questi corsi di psicoeducazione? Sì, sì, io come già ho detto prima li consiglio perché è un modo per
scambiare le proprie idee con altri pazienti, quindi con altri, con altre persone che hanno delle problematiche simili alle proprie, quindi avere uno scambio di idea secondo me è molto utile, e poi rendersi conto che non si è soli, però si può anche essere in compagnia nell'affrontare questi problemi. È anche una parola, un consiglio, è molto bello secondo me riceverlo o darlo anche. Grazie Felio, adesso ti lascio togliere le cuffie, ma okay, passare dall'altra parte e a divertirti con la musica, che ricordiamo, la musica che voi ascoltate oggi è stata scelta direttamente da Felio. Ok, grazie a tutti. Grazie.